benvenuti sul mio canale. Oggi volevo fare una cosa un po' diversa dal solito, perché qui su YouTube in realtà non sapete tantissimo di me. Cioè sì, ho fatto quel video da disoccupata e incinta a influencer che avete guardato un sacco di volte, quindi grazie, ma in realtà non ho raccontato poi tantissime cose del mio oscuro passato, che ha dei pezzi oscuri, ma insomma vabbè, lasciamoli da parte. E quindi oggi volevo cogliere l'occasione per raccontarvi 10 cose che non sapete di me. Vorrei fare un gioco con voi, perché tra queste 10 cose ne metterò una che non è vera, quindi in realtà ci saranno 9 cose vere e una cosa inventata che voi dovrete identificare e scrivermi nei commenti. Poi io dopo un po' di commenti vi dirò qual è. La cosa numero uno che non sapete di me è che io per tantissimi anni ho studiato per fare la ballerina. Per farla breve, io ho studiato danza classica quando ero piccola, mi faceva schifo. Poi a 17 anni mi sono risvegliata, mi è preso il sacro fuoco della danza e mi sono iscritta allo IALS, che per chi è di Roma sa che è un posto dove diciamo si studia danza professionalmente, perché dalla mattina alla sera, anche alla notte inoltrata, ci sono sempre tantissime lezioni, ci sono 10 sale, in quelle 10 sale fanno 10 lezioni contemporaneamente di tutti gli stili, tutti i generi, tutti i livelli, e quindi ci vanno sia professionisti sia persone che vogliono semplicemente imparare a ballare. Ho iniziato ad andarci intorno ai 17-18 anni, dopo aver fatto un po' di danza contemporanea, quella, ma niente di che. Mi sono rinnamorata della danza, ma in modo pazzesco. Quindi io tutti i giorni quasi andavo a fare delle lezioni o di moderno o di classico, perché poi dovevo recuperare le basi che non avevo avuto tanto da piccola, e nel giro di un paio di anni ho iniziato a fare audizioni sia per corpi di ballo, quelli che vedete in televisione o quelli dei musical, sia per pubblicità, qualunque cosa, diciamo. Non sono mai stata bravissima, però una cosa che avevo era lo stile, cioè mi muovevo molto bene. Il limite era appunto che non ero super brava, ma anche che non ero molto flessibile, quindi sì, facevo spaccate, gambe, robe, però mi costava tantissima fatica. Infatti a casa stavo sempre a fare stretching, stavo sempre a comunque trovare dei modi per aiutare questa cosa, e è finita che ho avuto un infortunio. Mi sono strappata un muscolo e ci ho continuato a ballare sopra, perché in quel periodo ero sotto audizione per un corpo di ballo e non mi è guarito, mi ha continuato a far male, e praticamente quando sono poi andata a curarmi, il fisioterapista non me l'ha curato bene, sono passati altri mesi e alla fine, quando mi hanno trovato questo versamento, che era molto interno tra l'altro e coperto da alcune fasce muscolari, era molto grande. E alla fine sono dovuta stare ferma tanto tempo, il muscolo si è cicatrizzato male, infatti ho tuttora un buco nella gamba, e quindi niente, la mia folgorante carriera, che non è mai iniziata, è finita così. Mi è dispiaciuto tantissimo e infatti per tanti anni non sono riuscita ad andare a lezioni di danza. Sono rimasta comunque a guardare da fuori quel mondo a cui io non appartenevo più, e poi mi sono fatta coraggio. In realtà poi qualche altra lezione l'ho fatta, però non ho mai veramente ricominciato. Quest'anno vorrei ricominciare, quindi magari tra qualche mese chiedetevelo: hai ricominciato a ballare? Così vi faccio sapere se effettivamente ho mantenuto questo buon proposito o no. La seconda cosa che non sapete di me è che sono brava a disegnare. Senza girarci troppo intorno, nel senso che io da quando sono piccolina ho la passione del disegno, e anche da piccola mia mamma mi diceva che io non è che rompevo mai le scatole per fare chissà che gioco, e mi prendevo le mie matite colorate, la mia matita, e mi sedevo al mio tavolino e iniziavo a disegnare con la musica spesso di sottofondo. E io tuttora mi ricordo benissimo quei momenti, perché poi non l'ho fatto solo da piccola, ho continuato a farlo per tutta la vita, fino a quando probabilmente non sono andata via di casa. E li ricordo come alcuni dei momenti più belli che ho vissuto, perché sono un'introversa e quindi stare da sola nel mondo della mia immaginazione mi piace molto, e anche perché veramente vivevo delle storie fantastiche mentre disegnavo. Spesso interpretavo la canzone che sentivo, disegnavo la persona che avrei voluto essere, o inventavo delle supereroine pazzesche, disegnavo spesso donne, tuttora disegno spesso donne, gli uomini non mi sono mai venuti troppo bene, e quindi questa è una cosa che mi è rimasta tantissimo. Da poco ho ricominciato con gli acquarelli, giusto per vedere come mi sentivo, e sono dei momenti che quando riesco a prendere per me mi piace tantissimo. La terza cosa che non sapete di me è che mia figlia ha cambiato nome.
So che è una cosa un po' inusuale, magari poi ci farò un video a parte, però è successo questo, è successo che noi avevamo una rosa di tre nomi e non avevamo deciso quale effettivamente avremmo messo a mia figlia. Io poi ho avuto un cesareo d'urgenza mentre ero in travaglio e quindi senza preavviso mi hanno portata in sala operatoria, mi hanno fatto l'anestesia epidurale più forte e hanno tirato fuori questa bambina. E mentre insomma, mi ricucivano, il neonatologo inizia a fare: ma allora come la chiamiamo? Devo mettere il nome sulla cartella, devo mettere il nome sulla culla. Io ero nel pallone totale, perché immaginatevi con le budella di fuori, mentre mi ricucivano sotto anestesia, insomma, ho detto i tre nomi e lui si è fissato su uno di questi tre nomi e ha iniziato a ripeterlo. E quindi gli ho detto: ok, si chiamala così. Poi vado in camera, annuncio questo nome a tutti, mi iniziano ad arrivare gli auguri, messaggi, biglietti della gente che mi veniva a trovare, eccetera, eccetera. Poi mi riprendo dall'anestesia, tipo il giorno dopo, guardo quello che era l'attuale mio fidanzato, che adesso è mio marito, e gli faccio: però sai, mi piaceva più l'altro nome, cioè Viola, è il nome di mia figlia. E lui fa: sai pure a me. E quindi ci siamo guardati e abbiamo detto: cambiamo di nome, siamo ancora in tempo. Però era weekend e quindi l'anagrafe riapriva il lunedì e quindi per 3 giorni mia figlia si è chiamata con un nome diverso. Sono una madre orribile. La quarta cosa che forse non sapete di me è che io ho un fratello e una sorella più piccoli. Mio fratello ha 2 anni meno di me e mia sorella ha ben 9 anni e mezzo meno di me. No, 9 anni, non e mezzo, 9 anni meno di me. E per fortuna quando siamo insieme la differenza di età non si vede enormemente, però insomma fa effetto avere una sorella di quasi 10 anni più piccola, anche perché io mi considero una sua coetanea, parlo con lei come se fosse una sua coetanea, poi mi ricordo c'ho 10 anni meno di te. La quinta cosa che non sapete di me è che io da bambina ero terrorizzata dai cani, ma mia zia ne aveva 4, quindi io praticamente non potevo incrociare mia zia nel palazzo. Allora dovete sapere che nel mio palazzo ci abitano anche i miei parenti, e quindi c'era mia zia che aveva questi 4 cani, tra cui 2 Doberman, la madre e il figlio, e io non potevo incrociare questi cani, dovevo coordinarmi con mia zia per sapere quando lei usciva e quando lei rientrava per non incrociare mai i cani. Questo perché quando ero più piccola, intorno ai 3 anni e mezzo più o meno, ero stata inseguita da un cane e quindi mi era rimasto questo trauma e per un sacco di tempo io non sono riuscita ad accarezzare i cani, a stare intorno ai cani e ho recuperato questa cosa da una decina d'anni, nel senso verso, sì, nei miei 20s, diciamo così. Però per un sacco di tempo io ero quella che vedeva un cane e cambiava marciapiede. La sesta cosa che non sapete di me è che io ero una cosiddetta nerd da ragazzina, no? 100%. E adoravo i manga, adoravo gli anime, adoravo appunto, come vi ho detto, starmene da sola in casa a disegnare, mi piaceva giocare a videogiochi con mio fratello, mi piaceva leggere tantissimo, leggevo un sacco di libri uno dopo l'altro e quindi ho avuto questa infanzia barra adolescenza un po' in un mondo parallelo, forse si intuisce dal tipo di persona che sono, ma non sono mai stata quell'amicona super socievole, sempre fuori con gli amici, sono sempre stata un po' a farmi i fatti miei e un po' veramente vivevo in questo mondo parallelo. Infatti a casa ho una collezione di anime, di manga, no, di manga, non di anime, di manga e di graphic novel abbastanza grossa. E tra i miei preferiti ci sono quelle di Masakatsu Katsura, che non so se ho pronunciato bene, però voglio studiare il giapponese quest'anno, quindi forse alla fine dell'anno riuscirò a pronunciare questo nome correttamente. Video Girl Ai, DNA2, Is erano i miei preferiti e poi mi leggevo tutti quelli tratti dai miei cartoni preferiti, cioè tutti quelli da cui i miei cartoni preferiti erano tratti, ad esempio Georgie, che contiene delle rivelazioni sconvolgenti. Bellissimo, Georgie. Cos'altro? Sailor Moon, Creamy, tutta una serie, Ranma, tutta una serie di manga da cui erano tratti questi cartoni che io mi guardavo sempre. E infatti penso di sapere a memoria le sigle di quasi tutti i cartoni animati in circolazione negli anni 80, che è gravissimo se ci pensate. Dove era mia madre quando io ero a vedermi questi cartoni? Non penso che mi abbiano abbandonato, penso che io sia come mia figlia, perché mia figlia ha questa capacità che dopo 2 volte che ascolta una canzone si ricorda tutte le parole, quindi sono anch'io un po' così e quindi so tutte queste sigle.
ormai brandelli e pezzetti, però insomma le sono ancora. Infatti voglio fare una challenge un giorno, so anche con chi. Dove siamo arrivati? Alla sesta o alla settima? Aiuto, io lo sapevo e perdevo il conto. La settima cosa che non sapete di me è che io ho una sorta di sesto senso e già quando ero ragazzina avevo annunciato questa cosa che io avrei vissuto a Londra. È successo perché sono stata 2 volte in college qui in Inghilterra quando avevo 15 anni più o meno, 14-15 anni, ed entrambe le volte io ho sentito questa connessione fortissima con Londra e dissi, mi ricordo benissimo che dissi alle mie amiche, io un giorno vivrò qui. Infatti sto vivendo qui. L'ottava cosa che non sapete di me è come ho ottenuto il mio primo vero lavoro. Allora, io da quando avevo più o meno 15-16 anni facevo la babysitter, le ripetizioni, sapete, quei lavoretti piccolini, eccetera, eccetera. Tra le varie cose mi piaceva tantissimo scrivere perché, come vi ho detto, fa parte del mio universo nerd, disegnare e scrivere, eccetera, eccetera. E avevo voglia tantissimo, soprattutto dopo aver letto i primi libri di Oriana Fallaci, che a me piaceva molto prima che, insomma, esprimesse le sue opinioni un po' estreme, e mi piaceva tutte le interviste che aveva fatto, mi piaceva lei come personaggio forte, giornalista che va in guerra, eccetera, eccetera. Mi piaceva tantissimo l'idea di iniziare a fare giornalismo e collaborare con qualche giornale. Ovviamente ero una ragazzina, cioè all'epoca avevo già 18, forse 17-18 anni, però chiaramente non è che potevo andare a propormi alle redazioni. Però avevo un amico di un amico di un amico, insomma, che gestiva dei free press, dei piccoli free press che davano nelle scuole, nei negozi, eccetera, eccetera. E quindi mi sono proposta a loro e ho iniziato a scrivere per loro. E ho preso la mano così e poi scrivevo anche tanti articoli di prova, nel senso, c'era un argomento che mi interessava, mi iniziavo a informare, a leggere, a fare domande, eccetera, mettevo insieme dei pezzi. E avevo anche aperto un blog, ma vi parlo veramente di tantissimi anni fa, dove li pubblicavo. Tanti articoli erano anche un po' ispirati a Sex and the City, perché chiaramente non avevo questa vocazione di fare la giornalista di guerra, ma mi piaceva trattare argomenti leggeri, quindi avevo scritto questi articoli un po' di costume barra femminili. Ho pensato che questi articoli starebbero benissimo su un magazine femminile, chiaramente non quelli alti di livello perché parlano delle donne più grandi di me, ma quelli un pochino più bassi, tipo Cosmopolitan. Damn, mi si è accesa la lampadina. E cosa ho fatto? Allora ho detto, vorrei farli leggere al direttore. Sfacciatissima, ma io ovviamente non conoscevo nessuno, quindi che ho fatto? Ho preso un Cosmopolitan, ho aperto il colophon è quell'elenco di indirizzi email all'inizio dove appunto ci sono gli indirizzi di tutta la redazione, c'era la mail del direttore, gli ho scritto una mail mandandogli i miei pezzi, mandandogli il link a questo blog e dicendogli questi sono i miei pezzi, io voglio scrivere per voi, ti avverto, se non mi prendete a scrivere per voi, vengo, tipo, entro a casa tua di notte e ti tagliuzzo tutto il guardaroba. Questo era il livello della mail che io gli ho scritto, vabbè, ovviamente in modo più simpatico, un po' più smart, però il contenuto era questo. E la faccia tosta ha pagato perché lei ha letto i miei articoli, si è ricordata di me e mi ha chiamato. In realtà, io ero perfetta per scrivere per Cosmo perché in quel momento avevo 21 anni e più o meno il target delle lettrici, quindi avevo questo connubio perfetto tra lo scrivere degli argomenti che il giornale voleva e il viverli, li vivevo io, li vivevano le mie amiche, poi mi ero un po' evoluta dalla fase nerd, quindi ero entrata un po' nella mia fase party, un po' nella mia fase Sex and the City. E quindi la cosa combaciava perfettamente, e infatti per tanti anni, ma tipo 5-6 anni, io insieme all'università ho scritto per Cosmo diversi articoli al mese, anche un paio, sicuramente uno al mese, ma anche 2 o 3. E poi, tra l'altro, la cosa curiosa è che dopo aver scritto i miei libri, loro mi hanno richiamato e ho tenuto una rubrica per loro sulla vita di coppia per 3 anni, mi sembra. Un'altra cosa che non sapete di me è che vengo da una famiglia di viaggiatori, nel senso che i miei nonni paterni, quando erano giovani o comunque anche negli anni 60-70, visto che mio nonno faceva un lavoro che coinvolgeva le infrastrutture autostradali e quindi spesso era mandato all'estero per vedere, per studiare un po' come funzionava il sistema autostradale, i cartelli, e a volte si portava anche mia nonna o mio padre e i suoi fratelli. E quindi hanno fatto questi viaggi assurdi, impensabili per il tempo, quando appunto erano gli anni 70, quindi sono andati in Cambogia, in Vietnam, in Giappone, in Cina, e questa cosa gli è piaciuta, comunque a loro piaceva tantissimo viaggiare e scoprire, tanto che
Si presero un camper e quando mio papà aveva tipo 15 anni andarono in camper o in roulotte, non ricordo, da Roma al Circolo Polare Artico. E in seguito, quando erano poi più anziani, intorno ai 75-80 anni, fecero la stessa cosa però con le slitte. E poi fecero rally nel deserto in moto, viaggi in moto, veramente erano dei tipi avventurosissimi. E rispetto invece alla famiglia di mia madre, che è un più tranquilla, diciamo tradizionale, a me piace moltissimo sentire tutte le storie di mia nonna che è ancora viva e i suoi racconti di viaggio e tutte le cose incredibili che hanno fatto. E mi fa molto piacere quando mia nonna dice che io le ricordo lo spirito di mio nonno perché sono una persona creativa, perché mi piace viaggiare e perché mi invento sempre delle cose nuove. L'ultima cosa che non sapete di me, e questa ve la dico come consolazione a voi che state guardando, è che io sono sempre stata sfigatissima in amore. E quindi un sacco di persone delle quali mi sono innamorata non mi hanno ricambiato, ho sofferto tantissimo per amore, non ho neanche avuto tantissimi fidanzati perché proprio non trovavo mai la giusta congiunzione tra lui mi piace, io piaccio a lui, di solito è lui mi piace, a lui piace un'altra, all'altra piace l'altro che all'altro piaccio io, così sempre. E quindi niente, ho sofferto tantissimo per amore, mi è successo tantissime volte che mentre le mie amiche erano tutte fidanzate io ero l'unica da sola, oppure di stare con delle persone che magari non erano così prese come ero io, quindi poi finiva malissimo. E in generale, insomma, ho questa. Mi risulta difficile farmi piacere le persone. Il problema è che poi quando mi piacciono, sbam, ci vado proprio dritta e ci rimango sotto proprio tantissimo. Però tutto è bene quel che finisce bene. Insomma, sono sposata con una figlia, quindi bene. Io vi ho detto queste 10 cose, adesso mi dovete dire qual è secondo voi la cosa che non è vera. Me la commentate qua sotto e io vi risponderò. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciarmi un like, di lasciarmi appunto il vostro commento e di seguirmi anche sugli altri social, su Instagram come Ma che davvero, Facebook come Ma che davvero e ovviamente sul blog macchedavvero.it. Vi aspetto anche nei prossimi giorni con di nuovi video perché sto facendo dei vlog del mio ritorno a Londra, ho dei video di quest'estate, insomma un sacco di cose da farvi vedere. E prometto quest'anno di essere molto più coerente qui su YouTube. Anche voi, se avete qualche idea o qualche video che vi piacerebbe che io facessi o degli argomenti che vi piacerebbe che io trattassi, fatemelo sapere perché sarei felice di sentirlo. Intanto, grazie di aver guardato questo video e alla prossima!